Dopo queste vacanze ricominciamo con le nostre recensioni andando a parlare di un gioco che probabilmente vincerà il titolo di Game of the Year un po' dappertutto, Overwatch. Piccola premessa, io non sono mai stato un gran fan della Blizzard, ne ho provati alcuni, non tutti ovviamente, fin dai tempi del primo Diablo e dei primi tempi del primo Warcraft, quello dello strategico in tempo reale. Non mi sono mai piaciuti più di tanto perché mi annoiavano, mi annoiano le strategie in tempo reale, mi annoiano gli hack and slash, non amavo gli MMORPG quando è uscito World of Warcraft, poi più tardi ho cambiato parzialmente idea, ma è stato tardi per recuperarlo. Quindi con l'andare del tempo nulla di quello che è uscito mi ha convinto a cambiare idea, quindi quando la Blizzard ha annunciato. Oltretutto, chiedo scusa, mi sono dimenticato una cosa: non sono mai stato un amante degli FPS, non sono mai stato un amante dei giochi competitivi, anche perché sono particolarmente scarso in quel tipo di giochi. Quindi, quando la Blizzard ha annunciato un, chiamiamolo MOBA, competitivo a squadre in prima persona, per citare un mio vecchio compagno delle superiori, la cosa ha scivolato sullo scudo della mia indifferenza. Ma poi Overwatch è uscito e ha fatto il botto, come forse era prevedibile, e non vivendo io solo l'una, non ho potuto fare a meno di cominciare a interessarmi al prodotto. E subito ho notato che in effetti il gioco era molto bello, molto graficamente, molto colorato, con dei personaggi, gli eroi, che erano istintivamente carismatici. Non ho continuato a prenderlo perché tanto immaginavo, non spendo soldi per un gioco che tanto non mi piace. E sono andato avanti così. Ho cominciato a notare che comunque la Blizzard, gliel'ho sempre concesso, riesce sempre a creare un contorno ai suoi giochi notevole, quindi tutta una serie di corti, di fumetti molto belli, e mi hanno incuriosito sempre di più. E che avrei, se non avessi avuto quel blocco dell'FPS prima persona, avrei probabilmente preso prima. Invece ci è voluto un weekend gratuito di quest'autunno, non mi ricordo quando di preciso. E sulla PlayStation, ma credo fosse anche sulle altre piattaforme, in cui facevano provare il gioco completo in quella sessione. Ho detto, ma sì, l'installo, farò quelle due o tre partite per togliermi la voglia, non mi piacerà, e buon fine, almeno mi tolgo il pensiero. La settimana dopo l'ho comprato. Perché? Perché il gioco è fottutamente divertente. Allora, come ho detto io, è un FPS a squadre, squadre che cooperano, contro una squadra nemica per raggiungere un obiettivo, che può essere conquista o controllo. Può essere la conquista dell'obiettivo, chi conquista prima l'obiettivo, oppure rubare un obiettivo all'avversario, oppure conquista il punto A, il punto B dell'avversario, oppure conquista un obiettivo dell'avversario che ti può essere da scortare. Su mappe che sono strutturate benissimo, che sono piccole, facili da imparare, che permettono di non perdersi sopra lì, come ad esempio, io ho provato la beta di Battlefield 1, mi sono perso, non ce la facevo più, non sapevo dove andare. Lì è impossibile che questa sensazione accada. Con eroi che ho detto sono molto carismatici, ognuno diverso da loro, ognuno con le sue caratteristiche e ognuno istintivamente carismatico sia all'interno del gioco, anche sia all'esterno che all'interno del gioco. E quindi rapido, veloce, colorato, e quindi mi ha conquistato. Pur non essendo il mio gioco, mi ha conquistato. Anche per un altro fatto, che una partita si fa in 10 minuti e quando si ha poco tempo per giocare come ho sottoscritto. È una mano alla cena, perché sapere che prima di cena, dopo cena, tra me fai la doccia alle bambine, ci cena, hai il tempo di fare comunque una partita a qualcosa, è comunque un grosso sollievo. Molto spesso, specie dopo una dura giornata di lavoro. Come forse avete intuito, non sono uno che l'ha spremuto a fondo. Ci ho giocato quelle due o tre partite ogni tanto lo mollavo, ogni tanto lo ripreso. Il fatto stesso che magari dopo un mese che lo mollavo lì lo riprendevo, è indicativo del fatto che comunque il gioco difficilmente possa stufare. A meno di non abusarne, ma quello è una cosa che succede a tutti. Oltretutto la Blizzard continua a svilupparlo. Aperta parentesi, ci mancherebbe ancora, visto che erano vendute 20 milioni di copie, chiusa parentesi, aggiungendo nuove mappe, aggiungendo nuovi eroi,
correggendo magari piccoli difetti, e con gli eventi, ce ne sono stati tre fino a questo punto, quello estivo delle Olimpiadi, quello di Halloween e quello di Natale, e nel 2017 sono previsti molti altri eventi. I difetti ce ne sono, di quello più grande a mio avviso è già stato risolto, quindi non... Quindi, che era, chiedo scusa, mi sono bloccato. Praticamente all'inizio si poteva scegliere ognuno l'eroe che si voleva, quindi si poteva avere 4 o 5 eroi uguali nella stessa squadra. E succedeva, purtroppo succedeva. Così magari si andava nei punti, magari ci si metteva a difesa con 4-5 bastion messi lì a muro a falciare tutto quello che passava. Forse poteva essere divertente nelle competitive dove l'obiettivo era vincere a ogni costo. Però nelle partite casuali questo rompeva le palle, credo più o meno a tutti. Per quello è stato eliminato, adesso si può avere solo un eroe per squadra. A questo punto dico ancora due parole sulle modalità. Vi è una modalità base, partita rapida, in cui si gioca con più o meno persone del proprio livello, a meno che non si faccia dei rimpiazzi. Ci sono delle modalità competitiva che si sblocca a livello 25. Non credo che esista un level cap. Ci sono altre modalità che sono state aggiunte di recente arcade, che sono magari 3 vs 3, 6 vs 6, che aggiungono varietà al gioco. Quindi di carne al fuoco ce n'è parecchia. Chiudo parlando un attimo della lore perché ho accennato che la Blizzard ha fatto un enorme lavoro di contorno al gioco. Ed è vero, ci sono un sacco di filmati, un sacco di fumetti, un sacco di storie dei personaggi, c'è tutto un background che porta ad arrivare all'inizio del gioco, fatto benissimo dalla prima crisi che ha portato alla fondazione di Overwatch, alla seconda crisi che ha portato allo scioglimento di Overwatch fino alla crisi attuale. Gruppi terroristici, gruppi di rivolta verso le corporazioni, quindi tutte quelle cose che ci si porta dietro di solito nella storia sci-fi. Questo perde tantino di senso nel momento che si inizia la partita, perché a questo punto, co come ci si spiega che mortali nemici si uniscano per portare avanti un obiettivo comune che spesso è completamente opposto a quello che dovrebbe essere il mio obiettivo, tra virgolette, se sono dei buoni perché dovrei aiutare i cattivi a raggiungere lo scopo dei cattivi, e facendolo che combatto contro me stesso, perché poi le squadre più o meno, personaggi anche, alla fine è facile capitare che trovo io se uso Widowmaker, trovare un altro Widowmaker, un D.Va o un Bastion dall'altra parte, quindi a quel punto la lore perde senso, però è davvero fatta benissimo ed è un valore aggiunto notevole da vedere quando si ha quei 5 minuti di tempo, magari non si ha tempo per fare una partita, ma si ha tempo di vedere un video o di leggere un fumetto online. Detto questo, penso che questa settimana sia tutto, mi manca solo il voto complessivo che per me è un 8,5. Non di più, perché comunque la mancanza di una storia strutturata io la patisco. Alcuni, se non ve ne frega assolutamente niente di una storia strutturata, aggiungete tranquillamente un voto, perché il gioco vale sicuramente la pena e merita tutti i premi che andrà a vincere. E con questo è tutto. Ciao a tutti, alla prossima.